Buongiorno. Buongiornissimo. Oggi siamo in abiti diversi, siamo belle coperte. Dove Sì, andiamo? ormai è arrivata la stagione invernale, andiamo in Valdega. Si trova a circa mezz'oretta di macchina, autobus da Bolzano, quindi super accessibile dalla città. E vi faremo un po' vedere la Valdega, visto che non so se abbiamo mai fatto un video No, sulla Valdega, forse infatti no. no. Punto di partenza è sempre la fermata dell'autobus di Renzo. E visto che Esatto. adesso abbiamo un attimo di tempo prima che arrivi il bus, illuminaci su qualche fatto della Valdega. Speriamo di non dire troppe cavolate. Comunque, la Valdega, diciamo, la cosa più famosa della Valdega è il lago di Carezza, quindi l'avrete già sentito per mercatini di Natale, eccetera. Però, nonostante quello, ci sono moltissime altre passeggiate. Tocca sette paesini di montagna e anche, ad esempio, i gruppi montuosi del Catinaccio e dell'Atemar, ma non c'è solo il lago di Carezza, quindi dobbiamo scoprire tutte le altre cose. Infatti, noi abbiamo già fatto in passato un bel po' di camminate, non abbiamo mai in realtà fatto video riguardo, però oggi porteremo anche questo tipo di contenuto. Ora ci troviamo a Nova Ponente, che come altitudine sul livello del mare sono circa 1350-57 metri. La cosa interessante di Nova Ponente è che il sole qui splende in media 2300 ore all'anno, più che in qualsiasi altro paese dell'Alto Adige. La nostra destinazione sarà la chiesetta di Sant'Elena, che sarà raggiungibile con un sentierino, una piccola passeggiata molto tranquilla, e adesso vi faremo vedere tutto. Un'altra cosa interessante di Nova Ponente è che da qua si può osservare un magnifico panorama a 360 gradi sul Catinaccio, l'Atemar, sulle Cime Gemelle, Corno Nero, eccetera, e molte altre vette. Quindi si può avere uno sguardo a 360 gradi su gran parte delle Dolomiti. La Valdega poi è accessibile da diversi punti, sia Alto Adige che Trentino, ovviamente da Bolzano in circa mezz'ora, e poi si può accedere anche dalla Val di Fassa e dalla Val di Fiemme in Trentino, quindi ha diversi punti, e si può arrivare ovviamente al Lago di Carezza, che è sicuramente l'highlight più conosciuto, Ma ma non è il più sicuramente bello. esatto. Spoiler. Spoiler! È una cosa bella della Valdega il fatto che sia una destinazione certificata come sostenibile, quindi cerca di fare di tutto per diminuire l'impatto ambientale. Infatti, per chiunque arrivi qua in Valdega, c'è la possibilità di viaggiare sui mezzi pubblici della Valdega, ma di tutto l'Alto Adige, in maniera gratuita, se si sta, cioè se si alloggia nei bed and breakfast, hotel, appartamenti che hanno appunto questa convenzione. Quindi si può lasciare la macchina e girare tutto l'Alto Adige. E c'è anche un altro pass che avevo appena scoperto, in realtà che si chiama Mountain Pass e permette di andare su diversi tipi di funivie e seggiovie per 3 oppure 5 giorni all'interno di una settimana, quindi 3 o 5 giorni a scelta, un prezzo variabile in base alla stagione in cui si arriva e questo diminuisce molto il costo delle attrazioni. Poi c'è una differenza sostanziale perché Sara guarda sempre sulla mappa del telefono se stiamo andando nella direzione giusta. Io mi affido invece al 100% ai cartelli. Quindi non lo Io so, sono più io. tecnologica, mi fido delle mappe, No, io mi però. fido invece dei cartelli che sono scritti e di quello Però che vedo. in questo momento è giusto sia mappa che Sì. cartello, quindi. Ora racconteremo qualcosa sulla Valdega, visto che non è molto conosciuta, e vi porteremo un po' con noi, e nel caso in cui non poteste venirci fisicamente, vi portiamo noi con questi video. La cosa interessante della Valdega è che è, diciamo, a 360 gradi su tutte le stagioni per tutti gli sport, quindi qualsiasi sport vi piaccia praticare, in qualsiasi stagione veniate, trovate sempre qualcosa che potete fare. Infatti, diciamo, l'offerta outdoor per la parte invernale comprende un totale di 90 km di piste, poi 80 km di piste da sci di fondo, 160 km di sentieri escursionistici invernali, 150 km di sentieri da fare con le ciaspole e via dicendo, quindi innumerevoli vie si possono percorrere. E E anche d'estate. la parte, diciamo, estiva è piena di trekking, anche mountain bike. Allora, parere personale per quanto riguarda il lago di Carezza, secondo me è un po' sopravvalutato, nel senso che d'inverno, secondo me è molto bello. Sì. Quando è tutto ghiacciato, merita comunque. D'estate dipende, nel senso che se venite verso fine stagione, quindi da settembre, ottobre, è una pozza molto più piccola, quindi potreste anche rimanere delusi. E c'è anche tanta gente ad agosto, tanta Esatto. tanta gente. Inizio stagione è già meglio, quindi Sì. verso marzo, aprile, quando inizia a sciogliersi la neve, Sì. è già più bello, c'è cioè la stagione migliore forse.
Un'altra cosa che fa molto ridere è che sembra che noi magari organizziamo queste gite domenicali con una grande preparazione dietro. In realtà la nostra tecnica è guardare i vari siti delle varie valli e cliccare su quello che ci ispira di più e capire se sono punti troppo turistici o meno. Quindi facciamo un po' questa mini ricerca. Tralasciando le forcelle. No, io amo le forcelle, però Sara le odia, quindi dobbiamo un attimo trovare un compromesso. Quando siamo sul bus spesso cambia l'itinerario. Esatto, sì, in base, magari ci piace qualcosa, vediamo qualcosa, scendiamo e iniziamo ad andare. Quindi sì, diciamo che un po' la fortuna è abitare vicino a un po' tutte queste valli. Per chi se lo stesse chiedendo, oggi non facciamo il pranzo, la pasta non l'abbiamo fatta, però la pizza l'abbiamo fatta, l'abbiamo già mangiata. Quindi diciamo che la routine c'è, la pasta fredda no, però beh, È vero. almeno cioè, col freddo magari Non abbiamo non la neanche facciamo portato più. la merenda. Non abbiamo né zaino né niente, quindi siamo Siamo proprio. super attrezzate oggi, niente abbiamo. Abbiamo fatto anche da poco cambio stagione, reparto tecnico montagna e siamo comunque ai primi di novembre e andando oltre i 1200-1300 inizia comunque ad esserci già un bel po' di neve. Quindi sono molto contenta perché è la mia stagione preferita, ovviamente. E non vedo l'ora di poter fare le varie camminate e poi scendere con lo slittino. Sara anche, tranne che conosce il ghiaccio, perché sennò Sara si impanica. Infatti già adesso sono un attimo in panico. No, dai, c'è un po' di ghiaccio. Oggi niente acqua nello zaino e io ero convinta che questa fontana ci fosse l'acqua, ovviamente stupida pensando che ci fosse l'acqua, è una lastra di ghiaccio. E lì infatti si è già formata una sorta di mini cascata di ghiaccio con diversi spuntoni. Quindi niente acqua. Ho Possiamo leccare il ghiaccio. trovato la casa che sarebbe perfetta se potessimo permettercela e comprarla, cioè questa. Dove non ci sono vicini, c'è la neve, non c'è il budget purtroppo. Però sì, ogni volta che vengo in qualsiasi valle io sogno di comprare i vari masi o le varie case di legno. Come Peppa Pig salta nelle pozzanghere di fango. No, qui mi sa che ci rimango però. Beh. No, dai. Ecco, magari non saltiamo sul ghiaccio, ecco. Questo non si rompe. Io non lo faccio perché sennò finisce male. Finisci davvero come Peppa. Sì. Il nome della Valdega deriva anche dal ladino, infatti Ega significa proprio acqua, infatti la Valdega è super conosciuta per la sua acqua potabile di un livello molto alto che viene controllata giornalmente. Sono circa 31 sorgenti. Ogni giorno forniscono acqua a circa 3.300 famiglie e a tutti gli ospiti del luogo, ovviamente. E c'è chi si occupa giornalmente proprio di controllare tutte le tubature, che i bacini siano pieni. Infatti, solamente nella Valdega, che comunque è una valle relativamente piccola, sono stoccati circa 1.300 metri cubi di acqua. E questo numero permette a una persona sola di farsi, di farsi una doccia che potrebbe durare 70 giorni di fila. Dopo un anno di residenza qua in Alto Adige facciamo una classifica. So che tutti la state aspettando, cioè nessuno, però primo posto Delle valli, delle valli. ovviamente. Anche se c'è da dire che non le abbiamo viste tutte. Abbiamo Esatto. visto quelle un po' più vicino a Bolzano. Personalmente, allora, primo posto Val di Funes, secondo posto Val Sarentino e Valdega, terzo posto Val Gardena, che avrebbe benissimo il primo posto se non fosse così tanto affollata. Quindi questa è la mia top 3. Io invece metterei primo posto la Val di Funes, perché comunque una volta che si arriva in alto si vede anche l'Alta Badia, la Val Gardena, quindi ha un approccio proprio a 360 gradi. Secondo posto Alpe di Siusi, perché comunque è un altopiano veramente bello. Terzo posto, secondo me pari bellezza, che mi è rimasto nel cuore, è Renon e Val Salentino. Val Gardena non l'ho menzionata, però secondo me è una delle più belle dal punto di vista del paesaggio, però in certi momenti dell'anno un po' troppo turistica. Eccoci. Alla fine del nostro giro il dislivello è veramente poco, sale e scende leggermente, infatti in tutto sono circa 100 metri di È anche dislivello. adatto ai passeggini. È molto panoramico, non è Sì. assolutamente un salire e poi scendere, ma è tutto un giro d'anello. E in tutto comunque sono circa 10 km, ma super fattibile in circa 2 ore. Sì. E niente, ci vediamo nel prossimo video, prossima domenica, probabilmente altra escursione in Esatto. montagna.
ricordatevi di iscrivervi, commentare, mettere tutto. Like. Ciao.